benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Guardia Costiera d'Imperia. Siamo giunti ormai nel pieno della stagione estiva ed appare quanto mai opportuno richiamare alla mente alcuni concetti e suggerimenti utili ai fini della sicurezza della navigazione. Oggi ci soffermeremo in particolare sul rispetto dei limiti di velocità che devono essere rispettati dalle unità in navigazione in prossimità della costa e all'interno delle acque portuali. Nella fascia di mare ricompresa entro 1000 metri dalla costa è fatto obbligo di navigare ad una velocità inferiore ai 10 nodi e con scafo dell'unità in dislocamento. Infatti, in ragione della grande affluenza di turisti e diportisti durante la stagione balneare, diviene indispensabile impiegare ulteriori accorgimenti e maggiori precauzioni ai fini della sicurezza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, dovute eventualmente anche all'altrui mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, fra cui ad esempio quelle in materia di utilizzo di segnalamenti o sulle norme della precedenza. A tal fine pare utile richiamare alcuni dei principali segnalamenti che possiamo incontrare durante la navigazione. Ad esempio, i galleggianti sormontati da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, indicanti la presenza di subacquei, per i quali si rende necessario quindi mantenersi a debita distanza. Galleggianti, boe e medie relative a pericoli per la navigazione, quali ad esempio indicanti i bassi fondali, ovvero scogli affioranti. Altri galleggianti, indicazioni per la manovra dell'unità, come boe cardinali, ovvero i fanali verdi e rossi che troviamo all'ingresso e in generale alle imboccature dei porti. Inoltre, altri segnalamenti ancora possono indicare aree marine protette o condotte sottomarine. La velocità di navigazione assume rilievo anche ai fini di tutela dell'ambiente e della fauna marina. Infatti, parallelamente alle predette motivazioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, si pone la necessità di tutelare i cetacei presenti nelle nostre acque, che, come sicuramente alcuni di voi sapranno, rientrano all'interno del santuario dei cetacei Pelagos. Per quanto riguarda la navigazione in ambito portuale, nel rimandare ai regolamenti di sicurezza che disciplinano nel dettaglio le modalità di navigazione all'interno dei singoli porti, si richiama l'obbligo di navigare a velocità ridotta, che di norma è 3 nodi. Infatti, le acque portuali da una parte rappresentano delle zone ad alta densità di traffico, in cui possiamo trovare non solo unità di porto, ma spesso anche unità da lavoro, pescherecci. Dall'altro offrono anche ridotti spazi di manovra. Per questo divengono delle aree particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza della navigazione. Si ricorda inoltre, durante le manovre di ingresso e di uscita dal porto, di mantenere la propria dritta rispetto alla mezzadria del canale di ingresso in porto, tenendo presente che la precedenza va all'unità in uscita dal porto, in quanto dispone di un minor spazio di manovra. In un'ottica preventiva di tutela della sicurezza della navigazione, dell'ambiente marino e di salvaguardia della vita umana in mare, esorto quindi tutti gli utenti al coscienzioso rispetto della normativa ed a far uso del senso di responsabilità, del buonsenso e della perizia. Raccomandazioni che si traducono in pratica nella periodica verifica del possesso delle dotazioni di bordo, in un'attenta manutenzione della propria unità e nella preventiva verifica delle condizioni meteo marine prima di uscire in mare. Una buona giornata ed un saluto alla Guardia Costiera d'Imperia.